Allora, ieri abbiamo incontrato il governo e ci siamo confrontati sulle linee fondamentali che ci sono state illustrate del decreto che oggi pomeriggio andrà all'esame del Consiglio dei Ministri. Abbiamo trovato queste linee coerenti con le richieste che le regioni avevano formulato all'unanimità settimana scorsa e quindi dovrebbe essere un provvedimento che va nella direzione, primo, di un abbattimento del numero dei consiglieri regionali. Noi abbiamo chiesto almeno nella misura del 35%. Secondo, una riduzione delle spese per la politica, una riduzione degli emolumenti e delle indennità, il passaggio al contributivo dei vitalizi, la sottoposizione delle spese dei gruppi politici al controllo della Corte dei Conti, l'eliminazione dei monogruppo. Queste sono le richieste che i presidenti di regione hanno sottoscritto unanimemente la scorsa settimana. Riteniamo che il decreto del governo andrà in questa direzione. Lo esamineremo oggi, evidentemente. Nello stesso tempo chiediamo al presidente del Consiglio un incontro, perché vogliamo che sia riattivata la commissione di controllo sulla finanza pubblica, che è quella che ha l'incarico di stabilire quali sono le spese dei diversi enti pubblici, dal governo, quindi dai singoli ministeri, alle regioni, alle province, ai comuni, perché una seria spending review si fa avendo il quadro completo dei costi dei servizi che vengono dati ai cittadini. E noi vogliamo anche che nel lavoro, nell'incontro col Presidente del Consiglio, ci sia data la certezza che i servizi ai cittadini possano essere mantenuti nella loro integralità e quindi ci siano risorse congrue per mantenere i servizi fondamentali ai cittadini che le regioni erogano a nome dell'intera comunità italiana.